Libera Università di Bolzano. È stata questa la sede scelta dal presidente della provincia di Bolzano, Arno Compacer, per il primo incontro con tutti i dirigenti dell'ente pubblico. I funzionari hanno potuto esprimere le loro idee, mettere in evidenza le loro proposte, rendere noti i loro consigli utilizzando lavagne sulle quali scrivere i vari appunti. Una nuova forma di collaborazione tra i dirigenti e i responsabili politici. Approfondire i modelli di buona amministrazione, illustrare gli obiettivi della riorganizzazione della pubblica amministrazione, individuare nuove modalità per garantire servizi di qualità al cittadino. Questi i temi di fondo sviluppati. Questa riunione oggi è l'inizio di un processo. Noi vorremmo dare la cornice più adeguata ai nostri funzionari per poter lavorare bene per i cittadini, per risolvere le problematiche che ogni giorno i nostri cittadini devono affrontare. Oggi poniamo la base per questo lavoro chiedendo ai nostri funzionari quali sono i presupposti che loro richiedono per poter lavorare bene per i cittadini. L'analisi del programma di governo, l'orientamento della riorganizzazione e lo scambio di idee sull'attività amministrativa sono stati al centro delle 3 ore di dialogo tra il presidente Compacer, l'assessore De Egg e i dirigenti provinciali. L'obiettivo di questo primo incontro tra i dirigenti è proprio quello di vedere i primi passi che vogliamo mettere verso una riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, che sarà il grande compito, anche in parte mio compito, nei prossimi 4 anni e mezzo. I dirigenti sono stati invitati all'interno dell'Aula Magna dell'Ateneo di Bolzano, dove hanno potuto confrontarsi direttamente sia con il presidente Compacer sia con l'assessore De Egg. Il presidente ha ricordato che nell'accordo di coalizione della legislatura è sancita la separazione tra i compiti della politica e quelli dell'amministrazione, con l'obiettivo comune di un'azione di governo e di servizio ancora più efficiente. Compacere e De Egg hanno ribadito che i cittadini sono al centro del lavoro della pubblica amministrazione, ricordando che per la provincia la sfida del futuro, con meno risorse finanziarie e strutturali, sarà quella di concentrarsi sui servizi essenziali e offrire prospettive ai giovani.